Buongiorno a tutti, tra una settimana sarà già vigilia di Fiorentina-Milan, naturalmente non si giocherà qui allo stadio San Siro ma al Franchi in trasferta, una trasferta non semplice per il Milan, nonostante questo la squadra di Pioli la sta preparando sempre al meglio delle possibilità. Oggi doppia seduta a Milanello, mattina e pomeriggio, poi il Milan proverà a recuperare i giocatori nel corso della settimana, vedremo settimana prossima se rientreranno in gruppo anche Romagnoli e Castiglieco perché ci sono delle buone possibilità. Siamo qui a San Siro perché lo stadio nuovo di San Siro si farà, il sindaco Sala è stato chiaro, nessun referendum contro l'abbattimento dell'attuale San Siro. Perché per lui non ce n'è bisogno e lui si è detto radicalmente contrario a un referendum sull'abbattimento di San Siro perché si andrà avanti comunque col nuovo progetto, tant'è vero che ci sono già degli spifferi sul progetto della cattedrale che dovrebbe vincere rispetto a quello dello studio Manica e quindi Milan nelle prossime settimane, nei prossimi mesi insieme all'Inter procederà alla scelta del progetto vincitore del bando, poi naturalmente a metà del 2022 si comincerà a costruire anche il nuovo stadio, contemporaneamente però ci sarà sempre lo stadio San Siro. In questo video però voglio parlare di calciomercato perché nei giorni scorsi sono uscite delle indiscrezioni interessanti sul rinnovo di Alessio Romagnoli. Da quello che ci risulta c'è una piccola apertura da parte del capitano rossonero a voler rimanere al Milan, ovviamente per lui non sarà semplice perché dovrà tagliare di parecchio l'attuale ingaggio. Ricordiamo come stanno le cose, innanzitutto lui ha rinnovato nell'anno dei cinesi, nell'anno di Fassone e Mirabelli, quel rinnovo era stato importante in quel momento, però per convincere Romagnoli a rimanere Mirabelli e Fassone proposero un rinnovo con degli step, con degli aumenti annuali, tant'è vero che attualmente Romagnoli guadagna, da quello che ci risulta, 5,5 più bonus, una cifra molto alta per il club rossonero. Il Milan quindi cosa propone a Romagnoli? Propone un rinnovo al ribasso, da quello che ci risulta sui 3,5 è possibile anche l'inserimento di alcuni bonus, però capiamo benissimo che Romagnoli per rinnovare deve tagliare lo stipendio di almeno 2 milioni all'anno e non sono pochi, non sono pochi per un giocatore che è abituato comunque negli ultimi tempi a guadagnare cifre più alte. Quindi la discussione è questa, Romagnoli accetterà di decurtarsi lo stipendio per rimanere al Milan? Qualcosina si sta muovendo attorno al rinnovo di Romagnoli, al di là della questione Raiola, perché il Milan recentemente ha smentito di aver tagliato fuori Raiola, di aver lasciato fuori Raiola da questa trattativa. Può essere anche che il giocatore stia spingendo in prima persona per rinnovare, mentre il suo procuratore, da quello che sappiamo, vorrebbe comunque spostarlo, perché sappiamo benissimo che Raiola, quando sposta un giocatore a parametro zero, può guadagnarci di più con le commissioni, può guadagnarci di più con le percentuali, e quindi ecco l'indiscrezione che filtra nelle ultime ore, ovvero che ci sia sempre l'ombra della Juventus su Alessio Romagnoli. La Juve in realtà c'è sempre stata su Romagnoli, però questa voce è tornata forte negli ultimi giorni proprio perché si sta parlando della possibilità di un eventuale rinnovo di Romagnoli col Milan. Quindi io vi chiedo, magari scrivetelo anche nei commenti, secondo voi come andrà a finire questa storia? Romagnoli sarà ancora del Milan rinunciando a una parte importante di stipendio, quindi rinnoverà con il Milan o potrebbe andare a parametro zero alla Juve, dove lì il tetto ingaggio è comunque più alto rispetto al Milan attualmente e quindi si completerà l'opera architettata da Mino Raiola a fine stagione. Scrivetelo nei commenti perché ovviamente noi non possiamo prevedere il futuro, però è anche il calciomercato è anche così, si parla di indiscrezioni, di voci, di spifferi e poi però bisogna vedere concretamente cosa accadrà da qui a giugno quando il contratto di Romagnoli scadrà, ricordiamo 30 giugno 2022. Abbiamo detto
nelle scorse ore che Stefano Pioli è ad un passo dal rinnovo, così come si sta lavorando sui rinnovi di Theo Hernandez, di Bennacer, Leao, di Rafa Leao. Sono tre rinnovi che il Milan sta portando contemporaneamente avanti rispetto a quello di Stefano Pioli, e quello di Romagnoli è che sì, quest'ultimo molto più difficile. In questo mercato, in questo video però, parliamo anche del mercato di gennaio, perché molto spesso si associa l'idea che il Milan fa mercato sulla tre quarti se dovesse partire Castiglieco. In parte è vero, perché comunque se il Milan dovesse risparmiare l'ingaggio di Castiglieco, che ricordiamo ha comunque un contratto in scadenza nel 2023, se dovesse risparmiare il contratto di Castiglieco, quindi cederlo a gennaio, è ovvio che il Milan potrebbe fare sicuramente un altro acquisto. Però attenzione, perché non è legata solamente alla questione Castiglieco un eventuale acquisto sulla tre quarti del Milan a gennaio. C'è da fare una serie di valutazioni anche su Junior Messias, una serie di valutazioni su alcuni nomi che sono stati accostati al Milan in questo periodo, come Romain Favre del Brest. E sono almeno 3 o 4 giorni che stiamo continuando a ripetere che la sua intervista è stata più negativa che positiva per il futuro di Favre. Anzi, da quello che filtra a casa Milan, addirittura la candidatura di questo giocatore francese è impicchiata. È un giocatore che purtroppo, magari con i suoi atteggiamenti, ha fatto più danni che altro, lo diciamo proprio chiaramente. Quindi sta sfumando un po' la candidatura di Favre, ma non è l'unico nome su cui il Milan sta lavorando. Sappiamo che diversi procuratori nei giorni scorsi sono andati a proporre dei loro assistiti a casa Milan. Questo vuol dire che qualcosa intorno al ruolo di trequartista barra esterno destro, un giocatore che possa fare entrambi i ruoli, si sta muovendo, qualcosa si sta muovendo. Però molto è legato anche alle prestazioni di Junior Messias, perché se comunque da qui a gennaio il giocatore brasiliano mostrerà le proprie qualità, mostrerà di essere un giocatore affidabile e continuo, soprattutto a livello fisico, e il Milan potrebbe anche pensare di magari fare investimenti in altri reparti o di conservare il budget per il mese di luglio-agosto, per i mesi estivi, quando verrà fatto poi il vero mercato. Sono tutte valutazioni che il Milan sta facendo. Molto, ripeto, dipenderà da Junior Messias, che da ieri ha cominciato a lavorare in gruppo, quindi si può dire recuperato per la trasferta di Firenze, giocatore che è mancato tanto al Milan perché è stato praticamente sempre assente. Ha giocato solo 15 minuti contro l'Atalanta, poi prima dell'Atalanta è stato fuori un mese per diciamo mettere benzina nelle gambe, per fare una preparazione atletica adeguata, anche a causa di alcuni problemi fisici. Non era soltanto una questione di preparazione atletica, e dopo l'Atalanta si è fatto male di nuovo ed è rimasto fuori per una quarantina di giorni, più o meno 35-40 giorni. Quindi anche il Milan si aspetta tanto da Messias, e Messias vuole fare tanto anche per conquistarsi, meritarsi il riscatto a fine stagione. Dipenderà molto quindi anche dalle prestazioni di Messias. Tornando a Castiglieco, può partire, c'è ad esempio il Genoa e alcune squadre spagnole su Castiglieco, ma il mercato del Milan non dipenderà solamente dalla partenza dello spagnolo.